Buonasera signore e signori, dallo studio 26 di Radio Icaro Rubicone a Savignano andrà ora in onda la quinta edizione di Romagna's Got Talent. Presentano Daniele Di Blasio e Giorgia Migani. Buon divertimento! Insonnia, è la città che prima o poi vi si scoppia, è la città che sopra e sopra l'insonnia, è la città che prima o poi vi si scoppia. Tutti i morri delle strade fragoriano, riesco a fare proprio, stanno arrivando. E buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Romagna's Got Talent, il programma più amato, più seguito, più sussurrato tra amici, parenti, vicini di casa, conoscenti, gente che passa di qui per caso, anche quelli che sono più o meno petalosi. Buonasera, Paolo. Buonasera. Potete farlo anche voi se volete, non è che non siamo soli come sempre. Buonasera, accompagnati. Salutiamo come sempre chiesa pronta e caldo il pubblico che rubiamo tutti i lunedì a pomeriggio 5 dalla nostra amica Barbara D'Urso. Ciao Barbarina, vai nel casino te e quell'altro che hai avuto ieri per dire. E buonasera a voi che ci state ascoltando sui 90 FM, ma soprattutto che ci state guardando su www.rubicone.tv. Buonasera da Dibla e buonasera da questa splendida ragazza che è qui di fianco a me. Buonasera, che è da Giorgia. Ciao Dani, un applauso spontaneo parte... così, vai esatto, carica. D'altronde siamo ormai a poche ore da quella che è la festa della donna, che noi festeggiamo sempre tutti infatti, i giorni, però fatemi far vedere questa. Cioè, sono arrivata in radio e Dibla ha mandato qui, mi sento quasi donna. Vabbè, perché di solito non lo sei, infatti, guarda. Così. Ma grazie. È da parte di tutto lo staff di Romagna's Got Talent. Grazie. E a volte di staff di Romagna's Got Talent, salutiamo anche quei due saltroni che sono di là dal vetro, coloro i quali questo programma, grazie ai quali questo programma va avanti, ma se Stachini, Marco Ielpo. Ciao ragazzi, c'è anche una figura. Ciao, regia. No, è andata via? La figura si è nascosta. Ah no, è lì, comunque. È lì. Perché c'è una persona che salutiamo anche lui e ringraziamo tantissimo, che è venuto lunedì scorso, che è il nostro caro amico Andrea Matti, che si aggira da queste parti perché è venuto a fare un saluto agli ospiti che sono qui, ma non è venuto a rimanere con noi e per questo lo minacciamo di morte. Ma no, non è di questo che vogliamo parlare. Che cos'è Romagna's Got Talent? Per chi magari ci sta seguendo per la prima volta, Romagna's Got Talent è un programma fatto apposta per tu, che sei a casa, che ci stai guardando, tu che hai una band, hai un duo, un trio, un quartetto, siete in 10, in 18, in 120, 24, è un po' tanti 124, però voglio dire, se comunque tu, anche tu fai della musica la tua migliore espressione d'arte, vieni a raccontarti ai nostri microfoni e vieni a farlo da noi, con noi, tra di noi, nello studio 1 di Radio Icaro Rubicone. Come puoi fare per farlo? Basta scriversi appunto alla nostra pagina Facebook Romagna's Got Talent, cliccate un bel mi piace, siamo a 969, dobbiamo arrivare a 971 entro adesso. Dai, manca pochissimo. Così subito. Grazie Marco che ha inquadrato subitissimo la nostra pagina. Mettete un bel mi piace, scriveteci un bacheco o via messaggio. C'è ancora qualche posto libero? Uno in aprile, poi abbiamo maggio, poi basta perché abbiamo finito. Quindi anche sbrigatevi. Il tempo stringe. Noi di Radio Icaro Rubicone siamo anche sponsor o non sponsor, non si sa mai bene, però siamo sempre sponsor perché seguiamo anche le dirette della finale e tutto. Comunque noi seguiamo i concorsi locali, concorsi belli, importanti come il Rock e Tratto. È uscito da poco il bando di partecipazione per l'edizione di quest'anno e abbiamo qui Massi Stachini che ne sa molto più di noi. Massi, cosa si può dire del Rock e Tratto? E come bisogna fare per iscriversi? Se parli... Non ti sentiamo però. No. Ed è il tecnico ufficiale. ed è anche il direttore della radio. È bellissimo questo, si è scordato. Non ti sentiamo uguale. Sono bei momenti. È morto così. Se comunque... ci vuoi scrivere qualcosa lo leggiamo noi magari. Esatto, tramite voce fai... perché era staccato quello. Perché quando tu stacchi Eccolo. Il filo, poi il microfono non va. Dicono colpa così. Tua, che cosa strana. Sempre colpa tua. Prego Massi, e narraci di questa cosa del Rock e Tratto, quando funziona? Come allora, funziona che è partito il bando. Yes. Dove lo si può trovare? Lo si può trovare online. Lo cercate su Google oppure lo trovate a www.ilrockeetratto.tumblr.com, scritto Tumblr. Perfetto, com. Per chi e non sa l'italiano come me potete digitarlo benissimo. Sì, oppure ci trovate semplicemente su Facebook.
alle, cercate il rock e tratto, esatto. E siamo noi. Anche lì cliccate un bel mi piace, e voi amici rockettari e non solo, iscrivetevi, fatelo, perché è un concorso veramente importante qua nella zona. La finale si terrà fine giugno più o meno, come al solito. Si terrà il 18 giugno, sabato 18 giugno. E ancora non abbiamo fissato il chi sarà l'artista che chiuderà la manifestazione, però stiamo cercando. L'anno scorso stiamo organizzando. L'anno scorso chi c'era? L'anno scorso abbiamo avuto. Aspetta, adesso ho un vuoto di memoria. Mi hai fatto una domanda che aspetta. Benissimo. C'è stato i tre allegri ragazzi morti. Sì, sì, sì. Centrale elettrica. Comunque. Abbiamo avuto gli After Hours, Max Gazzè. Sì, tantissimi artisti. Mica gente da poco. Quindi mi raccomando, iscrivetevi numerosi. Sempre come Romania's Got Talent, noi intervistiamo, abbiamo il piacere di ospitare qua. Nel nostro studio tanti gruppi emergenti della zona, un gruppo che però non sono riuscito a portare perché li volevo contattare quest'estate, ma hanno però deciso di calcare un palcoscenico molto più importante, perché sono entrati, hanno fatto questa grande avventura che è stata X Factor. Noi ci guardiamo il video del nuovo singolo dei Landor, questo è Goodbye, e questi appunto sono i Landor, gruppo riminese fortissimo. Buon ascolto, noi ci vediamo tra pochissimo sempre qua su Romania's Got Talent. E rieccoci qua in onda su Romania's Got Talent, appunto sui 90 FM di Radio Chiaro Rubicone, ma soprattutto su www.rubicone.tv. Se per caso mentre ci state guardando, mentre vi sto parlando, invece voi ci state guardando su Icaro TV News Rimini, vuol dire che è sabato, quindi buon weekend! Perché è così, perché è così. Noi siamo qua in diretta in realtà, sui 90 FM e sullo streaming, però le puntate vanno in replica venerdì e sabato, esatto, domenica. Per cui noi ci teniamo tanto a augurare buon weekend ai nostri ascoltatori, ai nostri telespettatori, ai nostri seguaci, così. Per dire parola a caso, voi che ci seguite, voi che ci state guardando in questo momento, potete contattarci, perché noi siamo in diretta appunto. Come, in che modo? Chiamateci appunto in diretta al telefono fisso 0541 94 3184, yes. Oppure mandandoci un sms su WhatsApp al 334 39 22 995. Amrakmand. Oppure ci potete scrivere tranquillamente un messaggio sulla nostra pagina Facebook Romania's Got Talent, come dicono in Svizzera, Amrakmand. Oppure scriverci come ha fatto già la nostra amica Helene. Hi Helene. Ciao Elene! È scritto appunto sulla pagina Facebook e ha salutato i ragazzi che sono qui in studio, che io andrei subito a presentare. Se Massi ha disponibile il rullo di tamburi invece di scriverci da solo su WhatsApp. T'ho visto, tra l'altro hai una camicia bruttissima, veramente, una cosa... Non è guarda... vero, no, è primaverile. No, sì, diciamo primaverile, adesso è ancora inverno, sono 3 gradi di fuori, freddo, piove. Però va bene, abbiamo il rullo di tamburi, Massi? No, non ce l'abbiamo, per cui sono qui con noi stasera. Hernandez e San Pedro, applausone. Tornano a trovarsi questi due ragazzi. Abbiamo chiamato apposta loro due perché, essendo domani la festa della donna, abbiamo dovuto prendere due Tembo de Femme apposta per catturare il pubblico femminile, perché purtroppo io da solo non riesco a tenerlo. Si sa, tutte quelle seguaci che ho fuori dalla radio, fuori da casa, che mi aspettano con dei mattarelli in mano per picchiarmi, non so ancora perché. Ho visto una sera che te hai un sacco invece di donne che ma ti lui chiamano. dice, ma è circondato. Ne ho tantissime. Circondato. E rischio di cecità comunque. Ma non è di me che vogliamo parlare, diciamo benvenuto appunto a Luca e Mauro, perché siamo venuti qua per un motivo più che logico, e un motivo molto molto bello, che è quest'album qui, che è Dichotomy. Ci parlate un po' di Dichotomy, appena pubblicato praticamente. Uscito fresco fresco da una settimana in pratica. È il nostro secondo disco, è stato pubblicato dalla stessa etichetta che ha pubblicato Happy Island, Route 61. Ciao Ermanno, è il nostro salutiamo tutti editore. Il dovere. E niente, in pratica... Nel corso di questi anni di esperienza di Hernandez e San Pedro, diciamo che noi abbiamo cercato di esprimere questa bivalenza sonora del nostro modo di suonare, che è appunto l'acustico e l'elettrico. Noi abbiamo iniziato come un duo acustico, però veniamo tutti da una formazione comunque rock, e in questo disco abbiamo voluto proprio esprimere, come si faceva magari negli anni 70, i due aspetti di questo modo di suonare, facendo
un, diciamo, una prima facciata, se fosse un vinile, una prima facciata acustica e una seconda facciata elettrica. Un lato B. Infatti c'è la parte acustica. Il lato B di Hernandez e San Pedro. Il lato B di Hernandez e il lato A di... Ragazze, accorrete numerose, perché sul disco potete trovare il lato B di Il lato B di Hernandez. Come ce l'ha lui, non ce l'ha nessuno. Scusatemi. Quindi Hernandez, lui, sono San io. Pedro. Esatto, esatto. Hernandez è quello giovane, San Pedro è l'altro. Ok. Perché quando sono venuti due anni fa quasi, no? 2014, era fine 2014. Eravamo più giovani. Eravamo più giovani, avevamo meno capelli bianchi tutti. Esatto. Adesso, e la zona ancora non c'era. Ma tu te li tingi, non vale. No, no, questa è tutta sclerosi mia, lascia fare. È tutta sclerosi mia. Cioè, perché è mia. Bianco? No, no, di nero. Di nero, sì, esatto. Sì, dopo lo devo dire alla mia parrucchiere, che mi dice: ma Daniele, ma che capello c'ha? È un po' sono 10 brani in tutto. Sono 10 brani. Però quanti brani avete dovuto scartare? Due basta. Fondamentalmente due, sì. Ma perché noi comunque, quando decidiamo di fare un disco, scriviamo le canzoni per quel disco. Ok. Difficilmente abbiamo del materiale, cioè, nel già senso, da prima. Ognuno di noi due ha degli spunti. Poi esatto. Scremiamo e teniamo solo il necessario, quindi... Guarda caso, i due brani scartati li avevamo scritti prima di sì. decidere di fare questo disco. Sì, hanno... Diciamo che sono lì nel cassetto per troppo un progetto presto, troppo prossimo. Sì. Li tirate fuori ogni tanto così? O no, non li abbiamo suonati due volte, ma poi perché fra Happy Island e Dichotomy ci sono stati 3 anni. Dopo 2 anni abbiamo deciso di dare anche qualcosa di nuovo da far sentire, che era quello che avevamo sotto mano al momento, ma non è poi entrato a far parte di Dichotomy. Anche perché non erano, quando è diventata l'idea di metà acustico, metà elettrico, erano degli ibridi, stavano bene sia in uno che nell'altro, come molti dei brani di Happy Island, e quindi non rientravano più nel concept. Io dico in inglese, lui dice il traduttore. Infatti ha le cuffie, poi ne ha un'altra apposta per sentire le risposte di Hernandez in inglese. No, perché la traduzione però è dicotomia, alla fine, se ci pensi. Esatto, dicotomia, che vuol dire proprio due cose imprescindibili. Che poi si possono separare, ma non si separano. Esatto. È studiato. Bravo. Facciamo un altro applauso. Grande. L'applauso. Grazie. Ma non sono io lo star. Non parliamo di me. No, parliamo di voi, anzi, vi vogliamo già sentire live. Sì. Così per passare un po' subito. Seguito così, a seguito. Sì, sì. Grazie perché ci hai avvisato di questa cosa. Tanto che hanno già il capotasso pronto. Tanto avete 12 brani disponibili. Stabò è proprio tipico inglese. Stabò. Sì. Stabò. Ok. È più americano, Stabò. È vero, è americano. Gli americani dicono stay good, no? Esatto. Voi che vi avvicinate a quel sound della West Coast, Stabò, si sa anche un ritornello, ce lo si può infilare così, come si vuole. Allora, cosa ci fate? Allora, facciamo la prima canzone, che è The Get Up From Your Grave. Faremo che vuol brano dire? Il traduttore, Ok, we will play this song, it's called Get Up From Your Sono invertiti l'improvviso. A voi cantè la Get Up From Your Grave. Vuol dire alzati dalla tua tomba. Perfetto. È molto allegra come canzone. Sì, no, se avete delle lamette a casa, spostatele dal davanti. È la dicotomia di questo uomo che deve scegliere fra l'essere un buon padre, un buon marito e un buon amante. E... quindi la dedichiamo a tutte le donne. Esatto, la canzone è proprio della festa della donna, dei mariti delle donne che sono perfetto. A casa. E il suggerimento esterno è quello di aprire i propri occhi e uscire dalla tomba in cui andrà a finire se fa ciò che è giusto e non ciò che vuole. Mi piace. Voi? Get up from your grave. Musica. Ci sei? Yeah. One, two, four, two. Spell could breathe in the air, out in the dark, the river
having there in your heart night and the light. Your heart is struggling in a pool of the blood. Open your eyes and get up from your grave. Open your eyes and get up from your grave. Perché c'è il microfono aperto, il mio, sì, no, sì, pensavo fosse chiuso, non mi sentivo bene. Bravi, veramente, belli, mi piace. Sì. Grazie. Se anche voi sono piaciuti i ragazzi, ditecelo come, in che modo, basta, scrivete sulla nostra pagina Facebook, Romanian's Got Talent, oppure WhatsAppandosi al 334-392-2995. Oh, yes. Numero di San Pedro quello, quindi chiamatelo dopo. Sì, sì. Ci pensa lui. Tra l'altro, Hernandez e San Pedro sono anche disponibili domani sera per una festa privata. Sì, esatto. Suoniamo nudi con la chitarra. Ma perché questo nome? Allora, bella domanda. Allora, noi suoniamo. Già ride. Ci conosciamo dal 2004 e eravamo chitarra e voce degli Stone Machine, che era una band stoner. Lo stoner rock ha come gruppo portavoce i Caius, che è una band, diciamo, della zona California, quindi sud della California, quindi tutti i mezzi messicani, esatto, okay. I massimi esponenti hanno tutti i cognomi ispanici, sì. E noi, per prenderci sul serio, certo, ci eravamo dati dei soprannomi ispanici. Poi l'avventura con gli Stone Machine nel 2012 è finita e abbiamo deciso di fare un duo di cover all'inizio in acustico. E abbiamo detto: come ci chiamiamo, come non ci chiamiamo, teniamo i soprannomi che avevamo negli Stone Machine. E sono ancora quelli. Perfetto. è di giusto così. E, i brani di Dichotomy. Bene. E, i testi sono condivisi, cioè, nel senso, avete scritti tutti e due insieme? Sono testi scritti a quattro mani? Oppure diciamo che un po' e un po'? Cioè un 50-50? No, diciamo che noi ci compensiamo, nel senso che lui si occupa molto più dei testi, io molto più
delle musiche. Però poi in realtà ci sono anche dei lavori fatti in comune, diciamo. Quindi, però il testo è più lavoro suo, la musica è più lavoro mio, poi dopo dipende anche brano per brano, insomma. Quindi quello che viene cantato e raccontato in questo album sono frutto delle tue esperienze personali, sono sensazioni, emozioni tue? Sono una via di mezzo, sono situazioni che mi capitano e a cui do magari un mio giudizio a volte, un giudizio, una mia opinione, un mio punto di vista, oppure qualcosa che mi succede che la faccio evolvere in qualcosa che non è accaduto anche, come potrebbe accadere. Boh, è molto strano, anche mi posso immedesimare all'interno di una situazione come la vedrebbe un protagonista che non sono io. Beh, altrimenti la mia vita è più noiosa. Ci sono anche comunque situazioni che riguardano entrambi, oppure sì, situazioni che ci succedono, che ci sono successe magari lungo questo percorso di questi ultimi 3 anni. Non ho figli comunque, se intendete okay, questa canzone. Neanche io. Tra l'altro, se volete che suoniamo ancora, faremo oggi, ho fatto un brano che ho scritto interamente io, sia musica che parole, dopo faremo se volete. Come no, noi certo, vogliamo assolutamente. Un altro brano che ha scritto testo e musica a Mauro. Assolutamente. Okay. Così vedete proprio la dicotomia al 100%. Perfetto, ci piace. Solo in esclusiva per voi amici che state seguendo Romania's Got Talent. E tra l'altro è un disco che è uscito veramente da poco e voi siete bravi, siete sempre sul pezzo perché avete anche registrato un video nuovo. Sì. Che sarà online tra... O domani o dopodomani, proprio non siamo... Io aspettavo stasera. Infatti, l'ultime modifiche, cioè avevamo una sorta di anteprima non ufficiale che abbiamo proiettato in teatro il giorno della presentazione, però non essendo l'originale, quello ufficiale, Okay. Non l'abbiamo portato necessitava qui. Di qualche... Comunque salutiamo i ragazzi che hanno fatto il video, che fra l'altro sono gli stessi registi che hanno girato il video dei Landlords, quindi li salutiamo. Non lo sapevo sta cosa ed è capitato. Ciao ragazzi, infatti sì, ragazzi di 15-19. Tanta roba. Ragazzi, fra l'altro Alberto Albo Romanotto è stato regista anche nel nostro primo video di Happy Island, quindi abbiamo confermato la squadra che vince, squadra non, che si vince non si cambia mai. Quindi esatto, visto che ci siamo, ci guardiamo appunto il video di Happy Island. A tra pochissimo. Ciao. Non cambiate canale, né sistema radio né internet. Walking on white side, early in the morning, I lay down on the ground. I'm kissing the sunlight, reach out the rays, I'll never come back down. Say goodbye to my hometown. Getting out of all these troubles. Sky is bright, like baby's smile. Now it's time to change my world. Turns on the moonlight, evening is coming. I get into my mind, get into my mind. I see the rock and morning and the river, the passion that is me so real. Oh, this could be my life. Say goodbye to my hometown. I'm getting out of all these troubles. Time to change my world.
walking on my side, hell in the morning, I lay down on the ground. Oh yes. Tra l'altro anche questo video è girato a Rimini, non sì, sbaglio. Sì, è stato proprio girato a Rimini. Con ancora il... avete disperso un vecchietto, mi ricordo come si trovate. Abbiamo fermato un vecchietto che non potevo fermarlo io perché tutti quelli che fermavo mi guardavano in faccia e dicevano: ah, questo vuole i soldi. Bravato! Bravato! Sì. Più o meno. Non compri niente. Voi compri niente. No, però va a lavorare! È stato così. Abbiamo dovuto mandare la persona che in quel contesto lì sembrava la più rispettabile. Una donna, una ragazza. Una donna, una ragazza. Di fermare un passante. Perché era e si è, delle... lì si è fidato. Esatto. Immediatamente, al primo tentativo figurati. Si è fermata subito. No? Cioè, scappavano via tutti. E bene, bene, bene. E invece il video lo scopriremo, anche questo è registrato a Rimini, il nuovo sì, è girato a Rimini, però siamo studio. Dentro lo studio, quindi sarà un... non ci svelare niente, lo scopriremo. Qualcuno domani, l'ha dopo già domani. Un po' visto, quindi svelo, però guardatelo che abbiamo fatto qualche modifica. Forse di qualcuno l'ha già visto, voi avete fatto un disco che sono appunto diviso in due parti, dove c'è l'acoustic side e l'electric side. Nella parte in elettrico chi altro avete? Cioè siete voi due e? In realtà ci sono più ospiti nella parte acustica che, sì? che nella parte elettrica. Nella parte elettrica abbiamo mantenuto, ci sono in 7 brani del disco, cioè, ci sono i nostri due fedeli compagni di sezione ritmica che sono Molinare e Caballero, che sono al basso e batteria, che salutiamo. Ciao ragazzi. Ciao. E loro hanno suonato in gran parte del disco. Poi abbiamo avuto la pedal steel guitar, che è Federico Benissimo Baldassarri. Esatto. Ciao Federico. Benissimo. Perché Benissimo? Perché noi diamo tutti i soprannomi. Sì, sì, sì. E poi c'è ai cori c'è stato Mirko Gomez, che è un caro amico, bravissimo cantante di Ravenna, anzi te lo segno che devi chiamarlo. Sì, è molto bravo, ha fatto i cori in qualche brano. Tra poi l'altro è già un po' conosciuto nel nostro ambito, perché spesso capita che viene ai nostri concerti e poi sale su con noi a fare a cantare insomma, e manda via loro due. Potrebbe tranquillamente farlo insomma. E poi c'è il violino, che è Nicola Nieddu, pelo negro perché ciao barba. E poi il fedele cristiano buddista Costa, perché è l'unico che non ha il soprannome ispanico, perché è già Costa. Allora abbiamo detto, dato che è cristiano buddista, non siamo simpatici. Io pensavo fosse uno che mantenesse la calma come pochi al mondo. Tra l'altro il buddista Costa, oltre ad aver suonato i piani, tastiere, ha anche masterizzato il disco e mixato e masterizzato il disco. E tra l'altro, se volete li rivende a casa 2,50€. Esatto. Esattamente, quindi meno di quanto master, le paghiamo noi. Esatto, li masterizzato, ve li stampa anche su un foglio 4 la copertina. Daniel. E poi c'è stato due ospiti stranieri, che sono Daniel Del Valle, perché è la traduzione in italiano del suo cognome, che è Zornieden, che penso si dice così. Comunque è il cantante degli Sleepwalker Station, che è un'altra band che ha musicisti da tutta Europa, fra cui una parte di musicisti c'è la Ravenna. Ci siamo conosciuti, ci ha accompagnato nel tour in Germania l'anno scorso. Siamo diventati amici, abbiamo fatto questa collaborazione, ha suonato il piano. E Mary Cutrufello, che è un'artista americana del Minnesota, con cui abbiamo aperto qualche data due dei suoi tour, e in un brano che finisce in un gospel che è Everywhere in the World, e la sua voce alla fine fa una sorta di cameo dove svisa come improvvisazione vocale su un gospel. È proprio una canzone dove c'è la dicotomia dei colori della pelle fra il bianco e il nero. Bello, e quindi sì. Era e poi c'è l'aiuto più grande, che è stato quello di Juanito Guerrero, che è Giuliano Guerrini, che è stato il produttore del primo disco. Juanito Guerrero, Giuliano Guerrini. Scusa, ma la traduzione è perfetta. Tra l'altro c'è un calciatore che si chiama veramente Juanito Guerrero. Sì. Quindi, cioè. Vabbè, Giulio
per noi è Giulio. Giulio ha fatto il produttore, ha registrato e mixato e masterizzato tutto Happy Island, e questa volta ha fatto le registrazioni, ha suonato, ha fatto dei cori, ha suonato percussioni, ha fatto polistrumentista e ha fatto, ci ha dato un'enorme mano nella riuscita della release party in teatro. È stato il terzo Hernandez e San Pedro, si può dire, per molte cose. È veramente la persona che non si vede, che però fa la differenza. Fa la differenza. Fa la differenza. È l'uomo che è quello che rimasta a centrocampo, diciamo, esatto, che fa il lavoro sporco. Nei brani elettrici alla fine siamo noi quattro, quindi noi due più Cavaliere Molinaro. Però cioè, diciamo, possiamo dire che è un disco altamente internazionale. Sì. E fra l'altro nella release a Teatro Cervia abbiamo avuto tutti gli ospiti, fra l'altro tranne Daniel non è riuscito a esserci perché era a suonare a Berlino, quindi a Monaco, a Berlino. Te, scusa, no, Berlino Cervia un attimo. No, vabbè, però era in Italia il giorno prima, quindi fino all'ultimo doveva esserci. E poi Mary Cutrufello c'è stata, ma non fisicamente, ma ci ha mandato un videoclip della sua parte. Bello. E a metà della canzone c'era la sua voce registrata e lei che la cantava da dietro di noi. Ah, che sincronizzata bello. Con il brano, quindi sì. Era come, in un certo qual modo, era come se ci fosse anche lei. Sì. C'era, più tutti gli altri musicisti. Sì, sì. Più abbiamo avuto altre due ragazze che facevano i cori, che sono Federica Anna Maria, che è Speranza. E Speranza e Signorita Linda. E Signorita Linda, che è Linda Guerrini. Loro due, in poche parole, per uno spettacolo teatrale è andato da lavorare a 320 persone. Quindi chiamate più spesso Hernandez e San Pedro, soprattutto a teatro, perché fanno lavorare più gente possibile. Però è comunque un rilancio dell'economia musicale. Un applauso, sì. Si sta. Sì, bravo. Sì. C'erano tante persone dietro le quinte, però, che hanno fatto il lavoro sporco, che è quello che noi facciamo nei concerti, quelli, diciamo, di routine, in quello che era più importante. Ci hanno tolto molto di quel peso, è stato tutto, si può dire, sopra le aspettative. Sì. Anche perché è stato comunque un concerto molto importante per voi. Certo, l'avete fondamentale. Guarda, facciamo così, vi faccio suonare, sì, prima, okay. Vi faccio sciogliere un po' okay. con le... Che siamo all'Overloice noi, lo sapevi. Ma noi ci piacciono perché parlano. Voglio che si raccontate le emozioni di suonare e di presentare il disco in un teatro con tutta quella gente. Non parliamo delle persone che incontriamo lungo il percorso delle date, sennò ci servono 4 puntate. Ma noi abbiamo tempo, abbiamo ancora un bel una di quelle lui sei è Logo Rosa, quindi... lui ha le mani di protagonismo, sì, quindi sì, dopo sì. Ciao. Mi ricordo Luca Hernandez disponibile domani sera per il festival. Non parlerà. Cosa solo. Ci fate? Questo è un pezzo, che sempre dai, pezzo. È un brano, perché lui non vuole che dica pezzo perché ho la zeta vagamente. Romagnola, non è che siamo si Romagna scottata da posta, no? Quindi lascia allora, allora dirlo. Puoi dirlo. Pezzo, canzone, pezzo, pizza. Pizza. Vabbè, io sono orgoglioso della mia romagnolità. Giusto. E cerevisità. Qua si può dire. Perché sì. A Romagna sgottale. Esatto. Bravo. Questo pezzo... no, l'S è fatta apposta del Romagna. Sì. Esatto, sempre. Quindi questo brano fa sempre comunque parte dell'acoustic side di Dichotomy, si chiama Time to Go, è un pezzo che parla del non so detto pezzo però non se ne è neanche accorto, è una canzone, non se la può prendere, devi dire. È una traccia, certo, che parla di un argomento comunque che prima o poi nella vita tocca a tutti, che è il distacco dalle persone care, e quindi questa è Time to Go. Vai. How many words we didn't say, nothing can change 'cause it's too late.
it's just a feeling. I know the time has come. I light the fire, I'll stay with you until the morning comes. Oh. Time to go. I know you know, but you can stay if you want. I light a fire, I'll stay with you until the time has gone. Time to go. I know you know, but you can't stay. I light a fire, I'll stay with you until the time has gone. Senti sottofondo l'applauso è pacato ma deciso della nostra, sincero, della nostra clac che ricordiamo arriviamo tutte le volte da quella là. Bravi complimenti, e complimenti. Grazie. Vi arrivano anche dalla amica Monica che vi dice magnifico pezzo, grandissimi pezzo. Bravo, va bene. Ciao Monica. Ciao Monica. E aggiunge anche un disco meraviglioso. Grazie. Wow, già mi stanno piacendo queste canzoni, non vedo l'ora di entrare in macchina, mettere il CD e ascoltarlo tutto. No, ma dopo ce lo riprendiamo. Okay. Me lo possiamo ridare la prossima settimana? Così. Scherzo. No, però domani, se viene la festa delle donne, suoniamo tutto il disco. Guarda, io vengo, però sto girato dall'altra parte. Ma noi teniamo le chitarre dove. No, infatti, dove facciamo come Flea delle Chili Peppers col calzino. Ah, sì. Io vado. Però lui il calzino se lo mette nel naso, in un orecchio. Parliamo appunto di quello che è stato di... Io me ne vado dopo questo. Ma possiamo dire tutto quello che vogliamo. Ah, ok, non siamo in fascia. È una radio libera. Tutto, non sono liberissimo, no, però voglio dire, nel senso, fino a un certo punto. Vi ricordo ancora un'altra volta, se ci state guardando in questo momento e vedete sulla vostra
Forse sono qui, qui da questa parte dove si è reso più qui meno. Sono io? Sì, però questo è un simbolino. Qua? No. Forse su in alto, comunque dove c'è scritto Icaro TV, oppure di qua c'è scritto Newsream. Aspetta che lo scrivo con la penna. Esatto. No, se ci state guardando in televisione vuol dire che è sabato, quindi buon weekend! L'hanno imparato anche loro. No, dai, no, infatti è qua Icaro, sì, mi sa, no? Meno, sì. Ma è anche dito di noi, no, per cui okay, abbiamo trovato. È un po' dappertutto. No, parliamo un attimo anche di quello che è stato appunto la presentazione ufficiale del vostro album qualche giorno fa. Nel teatro comunale di Serbia, un teatro tutto esaurito praticamente, più o meno tutto esaurito, posti in alto i barboni che sicuramente è stata per noi una grande esperienza anche di responsabilità, perché comunque è la prima volta che organizzavamo un evento dove comunque la gente pagava solo esclusivamente per venire a vedere noi e non magari andare nel club, nel locale. E tra l'altro l'hanno fatto con presa di coscienza, quindi voglio dire proprio. No, beh, guarda, alla fine ti rendi conto comunque, cioè ti senti questa responsabilità nei confronti del tuo pubblico che paga e magari fa anche tanti chilometri per venirti a ascoltare. E quindi in funzione di questo chiaramente abbiamo cercato di rendere lo spettacolo migliore secondo le nostre possibilità e far sì che ogni persona andasse a casa contenta di aver investito quel pomeriggio in teatro. Volevamo anche un po' stupire, cioè volevamo molte sono abituate a vederci anche in situazioni come molti gruppi non adatte per musica dal vivo, e perché purtroppo la cultura è difficile acculturare i locali a investire sulla musica dal vivo. Molti lo fanno, e noi ogni volta che andiamo a suonare in un club ringraziamo e facciamo fare un applauso ai gestori, perché sono dei pazzi come noi a farlo, però ma per fortuna che ci sono. Sì. Assolutamente e, sì. Volevamo dare proprio un'idea di band allargata, quindi che non siamo più il duo che fa cover nei bar in acustico, ma siamo un duo che è diventato band, che può avere 8 persone che suonano nei brani che abbiamo registrato, e possiamo suonare in un teatro con le proiezioni, con insomma la situazione migliore che possa essere. Anche perché comunque io ho visto dalle foto, dalle tante foto che sono arrivate, anche qualche video che hanno postato sulla vostra pagina Facebook, ricordiamo Hernandez da San Pedro, cliccate mi piace, fatelo, mi raccomando, e avevate praticamente un'orchestra, anche perché tutti quelli che avete linkato prima sono veramente tanti elementi, e in quanto tempo l'avete preparato questo spettacolo, in quante prove sono state? Allora, noi abbiamo sono anni che pensiamo a fare un evento in teatro, perché li abbiamo visti fare, li abbiamo ad altri gruppi che hanno più dischi di noi, e abbiamo sempre ammirato quello sbattimento che c'è, quella cornice e quel pubblico che ti ascolta con un'ottica diversa. Abbiamo iniziato a pensarlo degli anni fa, 3 anni fa, quando abbiamo fatto Happy Island, ma poi non era possibile. Vedevate l'ora di farlo. Sì, quando abbiamo deciso un anno fa di fare un disco metà e metà, già ci piaceva l'idea di fare un primo tempo acustico, un secondo tempo elettrico, cosa che abbiamo fatto. Alla fine, a metà ottobre abbiamo fissato il teatro. E comunque, da lì 4 mesi di organizzazione. 4-5 mesi. Tra l'altro con il disco da finire, perché il disco comunque l'abbiamo effettivamente finito, anche la masterizzazione è arrivato una settimana prima, l'abbiamo finito effettivamente a metà gennaio, è andato in stampa subito, per cui c'è stato quel momento in cui c'è stata l'organizzazione dell'evento di presentazione, che si sovrapponeva all'andare in studio a registrare, finire, mixare, riascoltare i video, poi tornare, il merchandise, le cose, tutto c'era. E questo posso confermarlo con una testimonianza diretta, perché ho beccato Luca un mesetto fa circa e siamo incontrati un sabato sera e ho detto: allora come va, siete pronti? Io sono crisi totale, non è pronto un cazzo, è la vita da rockstar, però era carichissimo. Io tendo a essere sempre tranquillo, poi quando sono dietro così sono agitatissimo. Chi era il più agitato dei due preconcerto? Ma tutti e due, guarda, ma ognuno a modo suo. Lui l'ho visto, lui è stato molto più rilassato, io sono molto ansioso soprattutto nelle preparazioni, mi agito molto, divento nervoso. Dai, lo so, divento anche sgarbato con chi lavora per noi, perché ci sono io, voglio dare il massimo, più del massimo. Lui mi placa sempre. Poi quando eravamo
c'è stata la presentazione di Luigi Bertaccini, che è un altro giornalista ravennate che ci ha introdotto, ed eravamo dietro al tendone fermi che aspettavamo che si aprisse al sipario, ed eravamo io e lui e basta al buio con tutta la band nei camerini, e sentivamo queste parole, la gente che applaudiva, lui l'ho visto con le mani nei capelli, ho rivisto le foto che hanno fatto, le mani nei capelli, proprio che capelli, insomma. Vabbè, dai. Un'ansia pazzesca, il cappello, io, dai. Invece io ero molto rilassato, anche perché la sera prima ho letto di una notizia della scomparsa di un musicista ravennate, che fra l'altro so che era venuto a Sterno. Esatto, che abbiamo salutato settimana scorsa dedicandogli ciao un Frank. Video. Ciao Frank. E gli abbiamo dedicato la serata il 28, penso che è una grande perdita, comunque un collega è veramente brutto, un musicista vero che amava veramente ciò che faceva, sì, quindi assolutamente. Non ci conoscevamo benissimo, ma c'era una stima molto alta in quello che faceva, e a parte quello ma tolto ogni pensiero, sono ridimensionato, come si vuol dire, e quindi ero molto più rilassato, infatti si sarà visto che mi sono riuscito a godere il momento, cosa che non pensavo di fare. Lui si è sciolto dopo due o tre canzoni. Cioè, piano piano, ma è giusto. Beh, vabbè, all'inizio aveva uno scalino. Avevo le dita di legno, facevo veramente fatica. Aveva lo scalino, però, di questa canzone. La prima è sempre la prima, d'altronde, certo, per cui certo. Non è sempre quell'emozione in più che... Dopo era nudo, però. Dopo ha dato tutto, come si vuol dire, è tutto. Ma vedi, il punto, io credo, ma in realtà è in preparazione per domani sera. No, credo che il punto sia questo, cioè comunque la musica, come qualsiasi forma d'arte, fa parte della sfera emozionale di una persona, no? E quindi comunque suscita prima di tutto le emozioni, sia nelle persone che l'ascoltano, ma anche in chi la fa. Quindi ognuno comunque reagisce a modo suo, c'è quello magari che scalpita, quello che è freddo, quello che magari è lì che è ansioso. Per cui quello che comunque va ricordato è che l'arte è il sentimento, è il cuore, sono le emozioni, tutto il resto sono bla bla bla, chiacchiere, secondo noi. Io poi ho visto la gente che ci segue, ci conosce anche personalmente, più delle volte, quindi sa anche e penso abbia apprezzato molto come e abbia adorato il fatto che Mauro era preoccupatissimo, penso si sia emozionata con lui, perché vedevo le facce che riusciva a vedere nelle prime file, che quando lo vedevo io ansioso lì, c'era la gente che era ansiosa per lui, quindi c'è stato uno scambio di ansia, scambio emozionale molto e quindi forte, fondamentalmente abbiamo messo proprio in piazza noi stessi quel giorno lì, come siamo, con le nostre paure, senza maschere, senza niente, ed è stato bellissimo, perché abbiamo avuto uno scambio con le persone che non avevano le maschere, erano lì, erano contente, felici voi, di vederci senza maschere. È stato bellissimo tutto questo, a prescindere dalla musica. Infatti, poi domani, sì, se volete vederci senza vestiti, io non avevo le maschere. Se volete vedere la versione integrale, insomma. Allora, questo l'avevo comunque visto, delle emozioni, tutto da quando ho letto tutti i commenti che avete fatto voi tramite Facebook, tutte le foto, le immagini, tutto quello che vi scriveva i vostri amici, i vostri fans. Mi sono emozionato anch'io. Nelle no, non vorrei risultare autocelebrativo no, nella cosa, però era. Quando è giusto, è giusto. Chi c'era lo sa, capirà quello che sto dicendo. State vedendo appunto la pagina Facebook di Hernandez de San Pedro, cliccate mi piace e sarete anche aggiornati sui prossimi live che diremo dopo. Potete fare un'altra canzone, vi va? Sì, la azzardiamo, perché azzardiamo, dai, azzardatela, dai, azzardiamo, facciamo, non siamo pronti. Sì. Ah, quella? Proprio quella? Sei sì, sicuro? Sì, siamo sicuri. Vabbè, è la canzone che sarà poi il videoclip, che uscirà domani o dopodomani, quindi seguite la pagina Facebook. Non l'abbiamo mai suonata in acustico questa. Ecco, esclusiva. Momento esclusiva. La grande anteprima per la serie Le grandi anteprime di Romagna's Got Talent, ecco voi. Non l'abbiamo neanche provata, fra l'altro. Ehi! Ma guarda, quindi vai, perfetto, perché se non dire che è per noi. Siete talmente bravi che potete farlo tranquillamente. Può venire male per voi, ma per noi viene solo che bene. Vabbè. Ok. Dangerous Road. Thank you.
time on a foggy autumn day. A man filled with shadows and his eyes filled with pain. Born in a land where they don't care about the respect. Two directions you can choose, but only one if you don't want to lose. Where you run is where you hide, when justice doesn't prevail. When the devil calls you, you know you're damned to hell. And how many times have you asked yourself it was right? You can't live your life in lies, but you get coins on your eyes. Dangerous room without direction. You're in jail, it's alone, and you can't be free no more. Lonesome dream. And it's time to escape. But now you try to change yourself without hurting anyone else. The blood in your veins will never forget who you are. You're a pirate in his life, and you can stay on the other side. Dangerous room without and you can't be free no more. Lonesome dream on a railroad tracks, with great big heavy wheels that are crushing all of your dreams in a dangerous room. In a dangerous room. Dangerous room. In a dangerous room. Grazie. Venuta malissimo, grazie. Guarda, ma proprio come prima volta, guarda, ma male, veramente. Cioè, la prossima volta provatela prima. Sì, no, guarda, veramente, è una roba incredibile. Pensate che loro credevano veramente di la prima volta. Era un rischio, dai, era un rischio. No, l'abbiamo portata a casa. Esclusiva, non posso farlo in diretta, ma dopo vi picchio, veramente. Se anche voi siete d'accordo con me, cioè devo picchiare le ragazze perché... Ci trovate domani alla festa del... Esatto, anche, non lo so, però potete dircelo scrivendosi al 334-392-2995 tramite WhatsApp. Oppure scrivendosi sulla nostra pagina Facebook, come ha fatto la nostra amica Monica, che ha mandato una foto, grazie Marco, e dice Mauro,
alle prime canzoni. C'era un po', di tensione, un po'. Ho preso a calci anche la pedaliera in quel momento. Sì, 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 ho spaccato la chitarra. No, non è vero, ma voilà. Tanto complimenti alla Monica che fa sempre delle foto bellissime. È vero, è vero. Sì. È vero. Se vuoi venire una sera qua a farci delle foto. Che... È vero, non ce la fa nessuno. Esatto. facciamo vedere, cioè lui gira ancora con questo telefono, c'hai i tasti, ma quando lo chiami è un problema perché il più delle volte non funziona perché è del 92 questo telefono. No, è già tanto che non si tira fuori l'antenna. Perché non li trovo. Perché non ha l'aggiornamento a Windows 10. Tra l'altro c'è scritto no. Ma guarda che si vive da Dio secondo me con quel telefono lì. Questo è si vive da Dio perché non ti chiama nessuno. È valvolare questo telefono, funziona a valvole come i miei amplificatori da chitarra elettrica, c'ha le valvole, piccole però sempre, quindi niente foto, non ti preoccupare. Togliamo a Snake. Togliamo, esatto, che è bellissimo, so, mi manca veramente anche tanto. Anche a me. So, perdere la vista lì e adesso invece lo perdi il suo film. Vabbè, basta. Chiudiamo questa parentesi, ne apriamo un'altra perché da quest'anno nella nuova edizione di Romania's Got Talent, questa quinta edizione di Romania's Got Talent è entrata a piedi pari, ha preso il suo spazio la grandissima rubrica della Zola, rubrica dal nome Anche se lo sai, Sallo. Olè. Di cosa allora, si parli, stasera so? Parliamo di un gruppo che è un po' ispirato ai ragazzi. Sì, cioè, almeno io ascoltando loro mi sono ispirata, cioè mi è venuto in mente questo gruppo qua. Un gruppo che è riuscito a creare un misto tra grunge e rock americano e sono i Pearl Jam. I miei preferiti. Perfetto. Si sono formati a Seattle e sono tra i gruppi più... Quanto professionismo che abbiamo. Troppo. Tra i gruppi più famosi e di successo degli anni 90, il nome Pearl Jam nasce dal nome della nonna Pearl, sposata con un nativo americano che conosceva la ricetta di una marmellata, appunto Jam, fatta con il peyote. Sì. Per chi non lo sapesse, è il secondo del nome, fungo allucinogeno. È il secondo nome, il primo si chiamavano Mookie Blaine. Ah, perfetto, sì, era... esatto, però non potevo dire più grande, però. Vabbè, il primo album, Ten, esce nel 91, che raggiunge subito il successo, dove troviamo singoli che rimangono impressi nella storia del rock. Tratta di temi come depressione, suicidio, omicidio e solitudine, una felicità pazzesca. Per poi, esatto, per poi continuare con album però con ballate sperimentali e garage rock, portandoli però a scendere subito nelle classifiche. Con il quinto album tornano alle loro origini musicali, conquistandosi così popolarità anche grazie al loro attaccatissimo rapporto con i fans. Nonostante il loro atteggiamento anticommerciale, rilasciando poche interviste, facendo poche apparizioni ed ignorando la stampa, in tutto ad oggi ci regalano 10 album e noi ci ascoltiamo un singolo che a me piace tantissimo, tratto dal primissimo appunto Ten. Il singolo è Alive. Wow, per Gem. Ascolto, tra poco non andate via. Come si è scatenato Luca in studio posso fare un appello ai DJ della zona, ma perché non me le mettete più queste canzoni nelle feste rock? Grazie. Diciamolo, anzi adesso va tutto elettronico, non si sa perché, però va troppo elettronico, vedo Massi che va troppo elettronico. Noi le mettiamo. Noi le mettiamo. Noi sì. Esatto. Comunque anche il mio socio Luca quando fa il DJ lui le mette. Ci devi dire dove suoni. Zona Ravenna. Zona Ravenna, come facciamo? Mamma mia, neanche sono quanti chilometri no, sei? Ma lo sai qual è la difficoltà nostra di arrivare a Ravenna sulle rotonde, io mi perdo subito. È un Cristo. No, ci sono dei tedeschi che girano lì ancora dagli anni 90, quindi io mi perdo quando non ci sono invece. Sei talmente abituato. Sì, infatti perché è tutto così, guida così anche da dritto, è abituato, è lui che guida così in questo modo, normalmente. C'è lo sportello abituato della macchina a destra che pende. Pende, curvo. E, dicevamo che torniamo a parlare di Dichotomy. Un disco preparato praticamente, quindi avete detto in 4 mesi in studio. No, il disco in un anno. È impiegato più o meno un anno, da quando abbiamo iniziato a scrivere i pezzi e quando effettivamente l'abbiamo finito. Poi abbiamo iniziato le prime registrazioni all'inizio dell'estate,
Poi c'è stato un momento in cui abbiamo dovuto smettere perché dopo due giorni dall'inizio delle prese hanno aperto un cantiere proprio di fianco alla casa dove avevamo installato lo studio. Si sentiva il suono del trapano. E quindi c'erano i martelli pneumatici, scavatori, così dovevano ripristinare un parcheggio. Quindi ci siamo trovati a dover decidere gli orari in base agli orari del cantiere. Quando dicevano... Ma ti mettono nei ringraziamenti, ringraziamo il cantiere. Esatto. No, quando ci chiedevano quando è che esce il disco, quanto ci mettete? Non volevamo dirlo nel cantiere, però appena finisco nel palazzo. Poi c'è stato il periodo del grande caldo, abbiamo dovuto sospendere perché comunque non avevamo l'aria condizionata. Stiamo passando da Poretti in un modo. Nel bellissimo sottoscala del nostro amico appunto Guerrero, che quindi poi nel sottoscala. Nel sottoscala, esatto. E quindi niente, comunque a fine estate abbiamo ripreso in maniera continuativa le registrazioni per poi finire tutto circa a metà fine gennaio insomma. Mm-hmm. Una registrazione abbastanza medio lunga. No, noi comunque organizziamo tutto in maniera da poter fare anche molte cose nei ritagli di tempo, certo, perché comunque c'è il lavoro, ci sono comunque le priorità di vita normali, e quindi piuttosto che magari entrare in uno studio con un tempo limitato, tipo le classiche 2-3 settimane, con dei costi magari molto alti, ci creiamo una specie di home studio dove a volte magari è capitato per esempio di andare veramente a fare, non so, 2 ore una presa di chitarra, poi andare a lavorare, oppure magari usciti dal lavoro vai lì, fai 2 cori, una voce, sì, esatto, e quindi in questa maniera qui abbiamo anche la possibilità di rivedere anche quello che stiamo facendo, mm-hmm, perché poi magari ci sono certi arrangiamenti che come li si pensa, poi magari sentendoli non hanno lo stesso rendimento, allora si può comunque cambiare, si variano, si esatto, cambiano. Esatto. Quindi. Mentre le grafiche del disco, chi le ha gestite, chi le ha fatte? Allora, le grafiche sono state, diciamo che ci sono state 2 o 3 persone che hanno lavorato. I disegni e il logo che vedete sono fatti da Gianmaria De Sterlic, un caro amico. Facciamo un applauso, un ciao, saluto. Gianna. Ciao Gianma. E Roberto Mattei invece ha curato tutta la parte dei disegni, e le foto sono di mia mamma. Saluto, ciao. Ciao mamma. Sempre una cosa positiva. Sì, la passione, è molto appassionata di fotografia, allora ho unito l'utile al dilettevole. Perfetto. C'è un po' di tutto, anche bello. E diciamo anche le prossime date dove vi possono trovare i nostri amici che stanno seguendo. Le dici te? No, perché non hai memoria. No, perché nel mio telefono non c'è l'agenda. Infatti, veramente, è incredibile. Però c'è l'agenda, proprio quella vera, cartacea, ma l'ho dimenticata. Abbiamo con la band la chat di WhatsApp di Hernandez e San Pedro con gli altri ragazzi. Con lui Luca, non c'è. Penso no, te. Mi tocca chiamare lui ogni volta perché i messaggi con il piccione viaggiatore. Allora, le prossime date sono... no, anche perché adesso poi il piccione viaggiatore c'è la cracco, per cui è un casino. Vabbè. Il tour partirà il 18 di marzo e la prima data la facciamo in casa, al circolo, nuovo Circolo Aurora a Ravenna, e poi saremo il 26 di marzo al Santo Stefano al Dicky Dicky Life Club, il 27 al Re di Maddi di Alfonsine, poi faremo tre giorni in trasferta, saremo il 31 di marzo ad Alessandria al Magmel, il primo di aprile al Mama a Savona, il 2 di aprile ai Bevitori Longevi a Forlimpopoli, poi dopo eccetera eccetera. Saremo qua vicino a Rimini il 23 di aprile all'House of Rock con la band, e il 24 saremo al Trieste Calling the Boss dagli amici di Trieste. Guarda, cosa ho fatto intanto, nel frattempo cosa ho trovato. Perfetto. Dai. Ecco, così le potevo dire anch'io. No, perché non leggi. No, da qui leggo perché è lontano. C'era vicino. Comunque si aggiungeranno degli appuntamenti. Quelli per il momento sono quelli definitivi. Fino a maggio. Sì. Okay. Quindi diciamo che quella più vicina a noi è la Circolo Aurora. A noi il 23 aprile. E più vicina a voi, esatto, sì. E ci fate un'altra canzone, l'ultima canzone, sì. Poi dopo andiamo in saluti perché ridendo scherzando siamo arrivati alla fine di questa puntata. Laughing and joking, come dicono a Sant'Arcangelo. Esatto, come dicono a San Marino. Ai ai ai. Sono internazionali lì.
un altro brano dal lato acustico, è la prima canzone che abbiamo scritto per questo disco e si chiama Rainbow. È venuta fuori in un modo veramente strano, fra l'altro. Giocavamo a trovare un intro per una cover, ci siamo sbagliati e abbiamo fatto l'intro per Rainbow. Vedi, non perfetto. Sempre gli sbagli vengono per sì, nuocere. Sempre si sbaglia con gli sbagli. Tutti i nodi vengono al pettine. Esatto, grazie per aver concluso la frase che io ho iniziato ma non sapevo come chiudere, bravissimo. Non sempre i fornelli vengono per cuocere. Vabbè, basta. Hai detto bravo, una volta, non è che puoi... No, hai ragione. Togliamo serietà. Prego, buon ascolto. Rainbow. Of the past, we were happy in black and white. Our love has become shade of gray without pain but no smile. Shooting star, it's so mighty and so bright. Through my window look so high, very far, a white flash of the night. Giustissimo, anche questo è proprio, era preso anche da tutti quelli che si ascoltano ai
Wow. Ehi. Grazie per il riverbero che era rimasto. L'applauso è anche virtuale di tutti quelli che stanno seguendo da casa. Stavo dicendo, mi piacciono sempre queste canzoni così sentite, così emozionate. Io vorrei sempre provare l'approccio con la sua, ma non è possibile. Vabbè. E ci pensiamo noi, sì, però, sì, no, 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 posso libra. Va bene. Detto questo, siamo lì saltroni, soprattutto una cosa quello fondamentale sempre. Quella, ma è il bello di questo programma. Siamo purtroppo saluti, perché questa puntata volge al termine, giusto? Ma se si è addormentato. Hai preso un momento di saudaggi, ne approfitto. Allora, iniziamo con i ringraziamenti. Ringrazio in particolar modo Massi e Marco nella regia video e audio. Grazie, un ragazzi. Applauso, un applauso, regia, grazie. Senza di loro questo programma non può andare avanti. Ringrazio in particolar modo, soprattutto Hernandez e San Pedro. Grazie, grazie, grazie a voi, grazie a voi. Voglio fare un ringraziamento anch'io, certo, alla tua giacca, è sempre così, sempre avanti, la giacca avanti. Ordinanza, grande, ho detto viene Luca, tutte le donne guardano lui, devo trovare qualcosa per fare le battute simpaticissime di Daniele di IBL. Sono io, esatto. Sì. Mi raccomando, seguite i ragazzi, perché come avete potuto sentire e vedere questa sera, ne vale veramente la pena. Attendo con ansia il nuovo video, va bene, e attendo anche con ansia di vedervi live. Purtroppo ho mancato l'appuntamento di presentazione, di recuperare alla prossima, non mancheremo. Continuiamo con i ringraziamenti. Io ringrazio come sempre la mia compagna di viaggio, che è la Zo. Ma grazie, io ringrazio tantissimo te, come facciamoci sempre un applauso, perché facciamo. Noi ci vediamo lunedì prossimo, visto che entriamo nella settimana di San Patrizio, quindi lunedì prossimo sarà una serata dedicata al folk irlandese. Avremo ospiti di Dún Mhuin o Dún Mhuin, non so bene ce lo diranno loro come si pronuncia, perché non l'ho mai capito. Soprattutto una cosa, auguri a tutte voi donne per la festa dell'8 marzo, festa delle donne. Devo fare un regalo a San Pedro, esatto. Io. No, che carino. Mi raccomando. Mi ha rubato la mimosa. Che sia una serata piena di pace interiore. Pace interiore! Perché si sa che l'8 marzo le donne hanno proprio tantissima pace interiore. Io non esco. Lascia fare. E detto questo, ringrazio soprattutto tutti voi che ci avete seguito questa sera. Continuate a farlo, continuate a seguire la Manage Got Talent. Hi René, che ci segue dalla Svezia. Thank you so much. Grazie a tutti voi. Buonanotte, buona musica, buona vita. Ci vediamo lunedì prossimo. Buonanotte! Ciao, buonanotte. Ciao. Buon weekend anche! Romagna's Got Talent, Radio Icaro Rubicone. Non starla ad ascoltare.